Lavoro ormai da 18 anni in questa regione come corrispondente del Sole 24 Ore e in questo convegno di oggi sulle società a partecipazione pubblica, il ruolo, gli investimenti, i progetti per il futuro, ma soprattutto l'impatto per il territorio, ho avuto la conferma di una Via Emilia che è decisamente sopra lo standard medio nazionale e che ha motivo di vantarsi, ecco, non lo fa forse abbastanza, ecco, se è una pecca questa regione è il fatto che non si racconta abbastanza quanto riesce a fare da benchmark, quanto riesce a essere benchmark. Anche in questo caso oggi ho parlato e ho moderato una tavola rotonda con diversi rappresentanti del mondo delle public utility e il fatto che siano tutte inutili, siano il frutto di processi di aggregazione difficilissimi, perché mettere insieme l'Italia dei campanili è un'opera improba e che nel giro di pochi anni comunque siano riuscite a riportare inutili le società e a essere uno strumento per valorizzare il territorio, per portare valore aggiunto, tra l'altro per essere anche di stimolo ai privati, perché sia nel trasporto pubblico che nella gestione delle acque hanno dimostrato appunto che la buona prassi è poi comunque uno strumento di confronto anche per i privati, quindi addirittura il pubblico che migliora poi il comportamento del privato, che non è così scontato. Questo modello di coesione pubblico-privato che qui si dà per scontato non lo è, tanto che gli investitori internazionali, mi occupo principalmente di impresa, di industria, è proprio su questo che fanno leva quando scelgono di arrivare in Emilia Romagna a investire. Ecco, credo che questo modello potrebbe essere la chiave per andare verso un futuro dove appunto sicuramente ci sarà meno spazio per la logica capitalistica e dove appunto un mix sano tra logiche cooperative e logiche industriali può dare spazio ad un futuro un pochino più sostenibile, un pochino più equo per tutti.